grande gente. Oggi, come ogni venerdì, o comunque come la maggior parte dei venerdì, preparerò il risotto al radicchio. Cosa c'è di nuovo? Nulla. E invece no, la novità è che adopererò il Magic Cooker sapientemente acquistato, quindi non faccio pubblicità, ma semplicemente perché è una modalità di cottura che mi piace, perché ha varie caratteristiche. In primis, la prima cosa che uno nota è che cuocendo con questo coperchio, Magic Cooker appunto, coperchio magico, magicamente in casa non si percepiscono gli odori della cottura. E in prima battuta, diciamo, è quello che si nota. E poi la seconda cosa è che si può cucinare mantenendo quelle che sono le proprietà degli alimenti, e l'altro aspetto importante è quello legato a livello nutrizionale, quindi a livello proprio di grassi adoperati per esempio nella cottura. Ecco perché in questo caso ho voluto sperimentare la preparazione del risotto al radicchio, che mi tocca ogni venerdì da dieta, con il Magic Cooker. E l'abbiamo fatto altre volte e questa volta ho voluto fare la piccola registrazione. Ripeto, non sponsorizzo Magic Cooker, semplicemente ho avuto la possibilità nel tempo di constatare i reali effetti di questo prodotto. Cioè, non è soltanto fumo, insomma, è molto utile a livello di sana alimentazione, health, come dicono in questo periodo, e quindi insomma lo proviamo e assieme prepareremo il risotto al radicchio. Vi lascio la ricetta. Ed eccoci qua. Allora, la preparazione è per 300 g di risotto e quindi ho già misurato 300 g di riso, che denominato l'originario, comunque consigliato per i risotti. Ho tagliato, lavato e tagliato il radicchio, è un radicchio intero. Avrei voluto il radicchio tondo, ma va bene anche quello lì lungo, ora non so le differenze fra uno e l'altro, però quello lungo è ancora più amarognolo rispetto a quello tondo. Nel frattempo sto mettendo qui a bollire dell'acqua con del dato vegetale senza glutammato, eccetera eccetera, perché ovviamente servirà per quando dobbiamo sfumare il riso, insieme anche ad un po' di vino. E poi ho tagliato una cipollina, non amo molto il sapore intenso, quindi mi limiterò ad usarne poca. All'interno della pentola, sulla quale poi andremo a mettere il Magic Cooker in questa maniera, come da ricetta, ho inserito un cucchiaio di olio. Eccolo qui, ho inserito un cucchiaio di olio ed ora aggiungo, accendendo il tutto, la cipolla tagliata e il radicchio. Copro col coperchio magico e accendo. La cottura deve avvenire per circa 10 minuti a fiamma molto alta. E proseguiamo. Dopo 10 minuti solleviamo il coperchio ed è tutto in regola, nel senso che l'altra peculiarità è che non c'è necessità di mescolare o comunque di star lì a girare, mantecare. Comunque, procediamo con il vino, sfumando un po' il radicchio, ne versiamo un pochetto e lo lasciamo per un minuto a fiamma alta, anche qui, in maniera tale che si insaporisca. Dopodiché, dopo questo minuto, che possiamo attenderlo assieme, potremo tranquillamente aggiungere il risotto e il brodo che ho preparato. Salare a piacimento e rimettere sul coperchio e lasciare andare in cottura fino a quando appunto il riso non è pronto. Ovviamente dipende dal tempo di cottura dello stesso riso. E poi vi farò vedere il risultato. A dopo! Un altro dettaglio per la cottura è questo. Una volta inserito il riso, il brodo e tutto quanto, bisogna attendere a fiamma alta, quindi bisogna cuocere il tutto a fiamma alta fino a quando
non compare sul vapore. Ora, non so quanto si possa vedere dal video, però ora dal Magic Cooker viene fuori il vapore e quindi dalla fiamma alta passeremo ad una cottura a fiamma bassa, fino a quando non ultimeremo i 12 minuti di preparazione del risotto. Scaduto il tempo di cottura, questo è il risultato del risotto. Ripeto nuovamente, non va mescolato, non va... il rumore del coperchio, non va mescolato, non c'è bisogno di star lì a girare, va messo il coperchio e è lasciato in cottura. Ora, io in genere preferisco aggiungerci una ricottina, 100 grammi di ricottina a freddo, non amo cuocerla o farla sciogliere nel risotto, preferisco metterla a fianco nel piatto tipo un contorno, non lo so, però preferisco mangiarlo in questa maniera. Impiattiamo il tutto e vi lascio alle foto. E considerando che il liquid lip stain di Wycon è andato via perché nel frattempo che il riso stava in cottura ho mangiato dell'insalata, quindi l'olio ha rimosso totalmente il rossetto liquido della Wycon, era il numero 10 color fucsia. Vi ricordo di mettere un mi piace qualora questo video vi fosse piaciuto. Ciao, alla prossima!